Vi faccio vedere l'accensione, sentite anche il rumore della ventola perché fa veramente caldo, 30 gradi, e il display, io ho accioccato leggermente, ho provato a guardare, devo dire che a me piace, bello, bello, e poi vi dico un'altra cosa, che poi vi farò un altro video su un altro furgone, questo mi piace perché ha anche il clima automatico, ragazzi, il clima automatico è tanta roba, non dobbiamo stare a smanettare tutte le volte, mettiamo la temperatura che ci serve, impostiamo e non tocchiamo più per tutto il viaggio. È una rottura in meno. Bellissimo il display perché noi possiamo configurare in vari modi e poi anche se mettiamo solo il navigatore, vedete ragazzi, è grandissimo il navigatore, è veramente grande. Oppure possiamo fare il contrario. Adesso vi faccio vedere nelle impostazioni, ok? Andiamo qua, funzioni del furgone. Nella funzione del furgone abbiamo la modalità di guida, ok, normale, eco e bassa aderenza. Quindi in caso di neve possiamo anche mettere bassa aderenza. Questo perché essendo a trazione posteriore abbiamo una tranquillità in più che riusciamo a partire. Accesso, come vedete, luce nella presa di ricarica, sblocco quando metti il cavo. Ok, generatore interno, come potete vedere, scusate, pensavo fosse 2600 watt, in realtà è 2400 watt. Possiamo accenderlo, che serve quello anteriore, e possiamo accendere anche quelle posteriori. Se noi scorriamo qua, lui dà di default, se no, mettiamo noi, vedete quello che vi dicevo? Qua possiamo regolare fino a un massimo che noi vogliamo che funzioni. Dopodiché, quando arriva a 75 km, anzi, mettiamo 100, ok? A 100, quando arriva un'autonomia di 100 km, in automatico va a staccare l'alimentazione delle prese esterne. Poi partenza e comfort, possiamo selezionare anche dall'app, abbiamo un'app dal telefono, possiamo selezionare i vari giorni per avere all'interno dell'abitacolo sia estate che inverno la temperatura che più ci aggrada. Impostazioni di carica, anche qui possiamo regolarci fino a un massimo di carica, per non caricarlo magari sempre fino al 100%, possiamo metterlo 80, 85 o 90. E cosa abbiamo ancora? Manuale e nient'altro da questa parte qua. Andiamo di nuovo qua, ci sono le impostazioni. Come vedete, navigatore, aggiungi telefono, generali, abbiamo la connettività, assistenza Ford, il wifi hotspot, ha veramente l'aggiornamento di sistema che si aggiorna da solo, ha veramente un sacco di funzioni. Ha persino anche quelle del Apple CarPlay, Android Auto. E una volta che colleghiamo col cavo il nostro cellulare, in questo caso Android Auto, ci verrà fuori anche tutta la nostra schermata di Android del telefono. Possiamo anche, come vedete, cambiare. È bella questo modo qua. Se noi facciamo così, vedete, ci sposta questo sistema, o radio o così. Ma abbiamo sempre il navigatore grande e un piccolo riquadro della nostra radio. E dopo possiamo anche qua metterci come vogliamo noi impostare il nostro navigatore. Guardavo che finalmente è la prima volta che vedo, almeno non ci ho fatto caso, finalmente è uno di quelli che ha anche l'altitudine, almeno a vederlo mi sembra che abbia l'altitudine 132 metri di livello sul mare, credo. Quindi è veramente una figata anche quello. Se scorriamo qua, vedete che ha questi freccettine qua, possiamo andare a vedere le altre funzioni. Ok, qua va a spiegare anche il comportamento in eco, come funziona, velocità, decelerazione, eccetera, eccetera. Ok, allora mettiamo così la radio, siamo a posto. Se poi noi andiamo a schiacciare, intervenire su questo tasto fisico che vedete qui, possiamo cambiare le impostazioni da eco, vedete? A normale, in questo caso metto normale. Poi abbiamo lo sbrinamento veloce, perché voi non lo vedete, adesso lo tolgo perché sennò spararia calda, voi non lo vedete, ma ci sono delle piccole righine sul vetro e questo consente d'inverno soprattutto di sbrinarlo in tempo zero. Questo va a disattivare il sensore qua del parcheggio e qua ci dà solo vedete, l'ora e la data del display.
se serve, che ci dà fastidio tutto il display che non vogliamo vedere il resto. Se no, lo togliamo, andiamo in home e ci torniamo in navigatore. Eccolo qua, e siamo a posto. Credo di avervi detto tutto l'interno. Guardiamo ancora velocemente la rotellina del cambio, che è interessante. Abbiamo una rotellina, quindi basterà ruotare un po' come tutti i Ford adesso, in questo momento: parking, retromarcia, rear, neutral, direct, quindi davanti, quindi folle. Andiamo avanti, e quando facciamo un viaggio lungo noi schiacciamo la L, in modo che cambia il rapporto della trazione e ci fa consumare di meno. Altra cosa che non vi ho detto, vabbè, qua il volume della radio e le quattro frecce. Andiamo a vedere nel display, semplicissimo, semplicissimo. Vedete, potenza massima, massima la batteria in questo caso, ci dà dove siamo messi con la marcia, diciamo così, quindi parking, rear, eccetera. Una specie di potenza degli ampere, la velocità, un display piccolino dove noi possiamo andare a, vedete, modificare quello che ci interessa. Quindi questo, possiamo vedere così i dati del furgone, il telefono, le fonti di radio, il navigatore quando è emesso. Andiamo a vedere praticamente ci dà delle informazioni oltre su quello, sul quadro principale, anche di sopra. Altra cosa, ci dà l'assistenza di linea quando facciamo l'autostrada, o una strada normale dove ci sono le linee sulla carreggiata e via discorrendo. Ok, proviamo, facciamo un giro e vediamo come va. Ok, una volta sistemato il sedile elettricamente, abbiamo la possibilità di regolare anche il volante in profondità su e giù, e devo dire che nella mia posizione vedo molto bene tutta la strumentazione. Quindi andiamo in D. Una volta messo in D, siamo pronti. Basta accelerare, in automatico toglierà il freno a mano e siamo pronti a guidare. Adesso faccio una inversione e volevo prendervi un dosso per farvi vedere un po' come va. Ogni volta che noi freniamo con il freno automatico ce lo sblocca, basterà accelerare appena appena e verrà sbloccato. Ok, magari spengo un attimo il clima per farvi sentire meglio il tutto. Spento, eccolo qua. Ok, anche se fa caldo non importa. Allora, clima spento, quindi non abbiamo niente acceso né radio, niente, sentite solo il rumore del furgone. Devo dire che quando acceleriamo non è un fulmine, non è come la macchina, è un furgone, quindi il peso non è indifferente, ma devo dire che comunque sia è sempre bello pronto, e quindi arriviamo tranquillamente a una velocità dichiarata, se non mi ricordo male, di 130 all'ora. Quando prendiamo un dosso, vedete, nonostante il passo lungo, devo dire che si comporta bene. Gli ammortizzatori mi sono piaciute parecchio. Sentite, in tutta silenziosità, se noi acceleriamo tranquillamente, lui risponde alla grande, senza nessuna problematica. Poi siamo alti, da guidare veramente molto bello. Facciamo una rotonda, si guida veramente bene, ragazzi. Visibilità veramente ottima con questo vetro ampio. Siamo intorno ai 70, quasi 80, 80 all'ora. Prendiamo un pochettino, prendiamo questo dosso e devo dire che tutto sommato si comporta bene. Giù il piede a tutti gli ampere, tutti gli ampere disponibili, giù a manetta, e questa è la velocità di sputo che abbiamo nella modalità normale, nella mappatura normale. Ma devo dire, ovviamente non è un'auto, ma non dispiace come furgone, bene o male. Già non cambiando la marcia non c'è perdita di tempo. Ok ragazzi, ho reso una strada un po' fuori dal paesino, in modo che possiamo tirarlo un pochettino per vedere effettivamente se fa più rumore a velocità più alta, ma siamo oltre ai 100 km orari e devo dire che
è sempre silenzioso. Sentite il rumore dell'aria, l'ho dovuto attaccare perché veramente si muore dal caldo. Proviamo spegnendo il clima un attimo. Ok, giù tutto a manetta. Come vedete ci va un pochettino, questo è dovuto anche per risparmiare, preservare la batteria, però effettivamente i nostri 100 km orari arrivano abbastanza velocemente, adesso siamo a 110, quindi arriva a 130 al massimo, devo dire che come la velocità di punta e ripresa, tutto sommato è abbastanza nella norma, diciamo che bastano per quello che dobbiamo fare a mio avviso. Altra cosa da farvi vedere, abbiamo anche oltre a questi comandi qua, abbiamo questi qua touch, questo è quello del vetro, ma se andiamo qua possiamo, vedete, anche in questo modo cambiare le impostazioni per farci mandare l'aria dove vogliamo se non usiamo l'automatico. È anche carino, come vedete, il flusso dell'aria. Quello degli specchietti, aria condizionata, le ventole e i sedili riscaldati per l'inverno e anche qua lo possiamo spegnere. Altra cosa, vi faccio vedere qui, abbiamo un martinetto, oltretutto non un cricket normale, un martinetto per poter alzare in caso di foratura. Ok ragazzi, giro è finito, riconsegno il furgone, devo dire che il furgone in sé è veramente bello, ben fatto, ottima qualità e sistema touch di 12 pollici con tutte le funzioni, soprattutto con l'automatismo del climatizzatore e abbiamo anche il sistema keyless per l'accensione, è veramente tanta roba. L'unica problematica al momento, come sempre, i costi, però un costo già di un furgone normale di queste dimensioni non è poco. Ci aggiungiamo qualcosa in più e se ci bastano i nostri 300 km e lavoriamo nel raggio di 300 km oppure nelle città, beh ragazzi, qua il risparmio veramente è tantissimo. Oltretutto un'azienda, una volta che alla sera rientrano gli operai o se lo usiamo noi stessi siamo dei piccoli trasportatori, nella notte si ricarica tranquillamente a casa e ragazzi con 5 euro poco più avete caricato un furgone con 300 km di autonomia. Oltretutto facendo parecchi chilometri annuali non abbiamo neanche la problematica del tagliando, cambio l'olio, manutenzione, insomma, risparmiamo veramente un sacco di soldi. È ovvio che se siamo dei trasportatori e tutti i giorni facciamo 500-600 km o anche più, beh, è difficile in questo momento, non tanto per il mezzo, ma per la struttura, per trovare delle colonnine a corrente continua dove possiamo caricarlo effettivamente in 30 minuti. Quindi diventa già più faticoso riuscire a stare nei tempi sempre più stretti. Però nel complesso, se non abbiamo tanta necessità di fare tanti chilometri al giorno, beh, allora in questo caso io ve lo consiglio. Ci vediamo al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!